Ciao a tutti, un bacione dalla vostra amica. Allora, piccolo video haul. Non è tantissime cose, però questi giorni sono andata un po' di qua, un po' di là, ho raggruppato. E spero di non aver tralasciato in giro niente. Forse sì, ecco, vedi, ci sono altre cose che mi vengono in mente. Adesso di volata, avevo preso questo anche. Questi qua non li avevo fatti vedere, sì, che li ho presi all'asse lunga. Ok, vabbè, comunque, adesso cominciamo. Prima cosa che vi faccio vedere sono le Stabilo. Io avevo già preso due gruppetti da 20, 10 alla volta, perché erano scontate all'asse lunga, con dentro, vabbè, il nero, il rosso, il classico. Poi da Amazon abbiamo preso, sì, io e i miei figli, proprio l'astuccione da 30. Avevo postato la foto anche su Instagram, proprio dell'astuccione, però dopo io quello l'ho eliminato perché gli sono più comoda averceli qua nel portapenna, e comunque i colori sono dentro qua, che sono anche, ci sono anche i fluo. No, questi no, non c'entrano, sono questi così, i classici, proprio le Stabilo, quelle con la puntina fine, che sono stupende, il giallo, il verde, poi ci sono dentro anche i fluo, come vi ho detto prima, il giallo. Comunque sapete, proprio l'astuccio da 30, e io ne ho di più perché, vi ripeto, c'ho dentro anche le altre. Poi ho preso, sempre da Esselunga, ho ricomprato questi, che vi avevo già fatto vedere in un altro video, che li avevo presi, questi qua, duo, che sono 24 colori, ma in 12 pastelli, e sono fantastici, questi della Giotto. Li ho già provati, ho detto, erano ancora scontati a 4,50 euro, li ho acquistati ancora, perché sono stupendi. Vi faccio vedere, vedete, sono duo, però Giotto colora bene, come Faber Castell, come altri che io ho, della Stardle, insomma, sono ottimi. Poi questo, se non sbaglio, 4,49, sono della Faber-Castell, hanno il temperino, che vabbè, comunque lo togliamo. E anche questi, ho detto, li prendo perché li ha presi i miei figli e sono molto belli, colorano bene. Sono fatti così, c'è scritto che sono ecologic pencil, ecologici, ma meravigliosi, scrivono davvero davvero bene. Faber-Castell, ottima marca, se devo consigliarvela, top. E poi a 3,19 euro ho voluto prenderli, non so come sono, perché questi purtroppo non posso dirvi una recensione, ve la farò. Li proverò, sono della Bic, non saprei dirvi, sembrano belli, però vedremo poi quando effettivamente, quando disegnerò, li proverò, poi vi farò appunto sapere, che qua vedete ho già provato un pochino il colore, non sembra male, vi ripeto, vi dirò. Poi, sempre Esselunga, adesso io non mi ricordo, ho preso tanti animaletti ormai, ma sono andata là, ne ho presi ancora due, mi mancavano, che uno è solo questo, l'ho già usato per l'agenda, e questo qua col topolino, i post-it qua, aspettate, 2,79 euro a pacchettino, lo so, esagerato, ma sono troppo belli. Poi, mi è arrivata, dopo 3 mesi, dopo 50 pacchi, 50 ordini che dovrebbero arrivare, mi è arrivato uno, vabbè, e questi che ho già usato, sono questi sticker qua, che ho preso da AliExpress, solo questo è arrivato. E poi sempre Esselunga ho preso questi a 99 centesimi l'uno, gli evidenziatori. E poi andiamo con tre cosine dei cinesi. Allora, ho trovato questi, che sembrano quelli tipo di gommosi che io uso da Tiger, tutti brillantati, che ho usato per fare le clip, ma sono diversi. È tipo gommina lì che vendono, i fogli interi per chi li usa. Vedete, sono proprio quelli un po' morbidi, gommosi, adesivi, tutti cuoricini di varie dimensioni, da più piccolo, un po' più grande, tutti i colori. Mi sembrava carini, li ho pagati 1 euro, ho detto li prendo così ci faccio le clip per l'ennesima volta. E poi sempre in quei negozi cinesi ho preso questi post-it e li ho pagati 79 centesimi con tutte queste punte qua, frecce, carini. E ce ne sono dentro un pochino, sono 100 pezzi, perciò sono 20 pezzi per freccia. Mi sono brava a fare i calcoli. E poi a 1,30 euro c'era lì questo, non ho potuto lasciarlo lì perché era meraviglioso. C'erano anche altri disegnini con una donna, ma sembrava un po' macabra quella di Fimoro sulla poltrona. Ho detto no, fammi prendere il Pio Pio che è meglio. Però vabbè, carino, guardate. Ta-ta-ti-ti. Cosa saranno mai? Post-it! Allora ci sono questi sottili, così. Poi questo un pochino mezza misura di questo. E poi questo qua grande. Questo qua non è un post-it adesivo, è proprio un block notes, però questi invece sì, vedete. E dopo ancora lì, già che c'erano i cinesi, ho preso anche questa scatola, che poi quando mi arriverà tutto il resto delle robe di AliExpress vi farò vedere il contenuto di questa scatola e vi farò proprio l'aggiornamento di tutto quello che ho, perché è piena di post-it dentro, ho inserito anche la scatola quella di Italia, perché c'erano i post-it quelli più piccolini. E questa qua l'ho pagata 3,50 se non sbaglio, o 3,90. O 3,20, comunque 3 euro e qualcosa, non più di 4, sono sicura. E niente, questo altro piccolo video haul della vostra amica. Spero vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Al prossimo, bacioni enormi. Ciao!